Perché sapete una cosa? Quello che noi rubiamo alla nostra vita, la nostra vita lo rivuole dopo. Non è che passa il santo, passa la festa, no. Quello che io rubo alla mia vita, dopo rivuole, la mia vita rivuole questo. C'è una bella frase di uno scrittore che dice così: lasciate dormire il futuro, i bambini sono il futuro, lasciate dormire il futuro, perché se lo svegliate prima del tempo, otterrete un presente addormentato. Un'altra categoria dei genitori è genitori sindacalisti. Dicevo al sindaco prima, non mi ricordavo, a Termini Imerese, no? Hanno tolto i sindacalisti dall'industria della Fiat. Perché i sindacalisti chi sono per definizione? Coloro che difendono. I genitori sindacalisti chi sono? I genitori che difendono a spada tratta i figli senza sentire ragione. Allora i genitori sindacalisti creano dei problemi nel figlio, evidentemente. 2009, cronaca, 11 luglio 2009, Nord Italia, un ragazzo di 15 anni con la macchinina, come sapete ai tempi nostri era arrivare a 18 anni era un'impresa per poter avere la macchina e non ce l'avevi la macchina a 18 anni. Ora a 14-15 anni ti permetto, si può avere la macchina. Questo ragazzo di 15 anni che ha questa macchinina senza avere la patente correva per questa città del nord. Mentre correva, per l'appunto, mette sotto la nonna stava portando il suo bambino al parco e la nonna per non far prendere il passeggino, quindi lancia il passeggino e sto ragazzo ha preso sta vecchietta, la vecchietta è morta. Sapete che cosa è successo? È successo che il giorno dopo la mamma di questo ragazzo adolescente si è presentata alla questura dicendo che chi portava la macchina non era suo figlio, ma che era lei stessa. Questi sono i genitori sindacalisti. Beh, vi dico un fatto di cronaca molto più attuale. E l'esempio lo faccio un po' sulla mia famiglia. Mio nipote, forse già ve l'ho detto, è stato bocciato due volte. Evidentemente si è stato bocciato due volte perché forse non studia. Che sia asino o no, io non credo in questa concezione. Io penso che c'è svogliatezza, che non se ne viene a studiare, che è un'altra cosa. Però mio nipote non studia, se per due volte tu vieni bocciato, evidentemente tu, genitore, devi chiedere che tuo figlio, se tu stai attento a tuo figlio, perché tuo figlio è stato bocciato. Bene, mia cognata che ha fatto, per dirvi, la sindacalista che è mia cognata, ha denunciato il preside, dunque la scuola, perché è stato bocciato il figlio. Questi sono i nostri genitori sindacalisti che evidentemente non fanno tanto bene. Un'altra cosa importante è che dobbiamo smettere, dobbiamo smetterla come educatori di difendere i figli che sbagliano. Certo fa male poter dire mio figlio ha rotto la testa. Mi ricordo, facevo la terza elementare e avevo rotto gli occhiali ad un ragazzo che si chiama Nicola. Bene, questo ragazzo con la nonna venne a casa, mia mamma, soltanto mi ha picchiato davanti a sta nonna, ma ha dovuto dare 20.000 lire, che allora erano soldi, perché potesse aggiustare gli occhiali a questo Nicola. Perché mia mamma conosceva il genio che era il figlio, cioè che ero io, e quindi non ha giustificato il figlio, non soltanto mi ha picchiato, ma ha riparato l'errore. Noi non dobbiamo partire per partito preso, scusate la cacofonia, non dobbiamo iniziare partito preso, no, quello è mio figlio, non lo devo giustificare. Ricordo in un colloquio con dei genitori, figlio drogato, questa mamma assurda, poi non voleva guardare il problema, non lo so, questa mamma, parlando del problema del figlio, che è la droga, dunque un problema vero, non una fantasia, bene, sta mamma diceva che io non ci posso fare niente se mio figlio fa questo. Quindi smettiamo di difendere i figli che sbagliano. Se noi leggiamo il giornale, dico le cose più eclatanti che sono successe in questo periodo. Vi ricordate a Roma quei ragazzi che per noia erano entrati nella stazione e avevano bruciato il barbone? Non perché il barbone avesse fatto un'azione malvagia, ma perché non sapevano che fare. E così per guadagnare tempo, ecco, a
semplicemente infiammato questo barone. L'assurdo, sapete dov'è? Certamente nel gesto. L'assurdo è stato quando la mamma, con le telecamere, videosorveglianza, una di queste mamme dice: mio figlio non è stato, perché mio figlio era con me ieri con una videoregistrazione. È questo l'atteggiamento che non va, perché non facciamo certamente del bene ai nostri figli. E quindi qual è la prospettiva? Fare famiglia. Vi ricordate lo spot della famiglia, della Barilla? Dove c'è Barilla, c'è casa. Beh, sono tre i grembi dove noi nasciamo. Il primo grembo è quello della mamma, il secondo è quello della società e il terzo è quello della famiglia. Due parole sulla famiglia. La casa, appunto, dove c'è Barilla c'è casa. La Barilla ti dà la casa, ma non ti dà la famiglia. Che cos'è la famiglia? La famiglia è un'atmosfera, è un clima. Sono dei messaggi che noi ci scambiamo, è un calore che noi riceviamo, è una sicurezza che ci dà appunto la serenità nel vivere, sapere che appunto io arrivo a casa e c'ho mia mamma, c'ho mio papà, c'ho i miei fratelli che appunto possono accogliermi. Allora, famiglia è essere accolto quando io ritorno a casa, famiglia è qualcuno che si prende cura di te quando ti ammali. Famiglia è ricevere una sorpresa per il tuo compleanno, oppure quando papà o mamma ritorna dal lavoro e ti ha pensato e ti porta un regalo. Ricordo quando ero bambino, mia mamma si trovava a Napoli, non perché era in vacanza, perché un fratello mio si era operato al cervello, e quando lei veniva ci portava, lei oppure la zia che andava a visitare questo fratello, ci portava, non so se esistono ancora, quei ciucci di caramella, cosa cretinissima, però ricordo, per noi era molto bello ricevere appunto questa sorpresa. Quindi fare famiglia